È la sera del 30 ottobre 1938. Manca un anno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e il mondo vive già in una situazione di terrore. Siamo in tempi in cui non esiste internet né la televisione. È nata da poco la radio, che quasi spaventa per quanto può risultare potente, autoriale, ancora non macchiata dalla corruzione. In America si cerca di andare avanti, ma come detto prima, siamo alla vigilia di Halloween. Nessuno è pronto all'orrore che sta per arrivare quella sera del 30 ottobre 1938. Alle ore 20 va in onda la 17ª puntata del programma radiofonico The Mercury Theater on the Air. Si tratta di un programma innocuo, dove un giovanissimo Orson Welles, famosissimo regista in erba, porta in radio grandi classici della letteratura, dal romanzo Dracula a Cuore di Tenebra. Niente di strano, quindi. Il suo è un programma, anzi, abbastanza noioso. Un programma dove si legge e si fa cultura, il tutto senza la presenza di interruzioni pubblicitarie. Tutto tranquillo, insomma. Ma allo scoccare di quelle fatidiche ore 20, fino alle ore 21, il programma The Mercury Theater on the Air manderà in onda qualcosa che avrebbe terrorizzato tutti gli ascoltatori. All'inizio, per prima cosa, una voce narrante spiega alcune cose strane. Parla dei marziani, della guerra dei mondi. Molto probabilmente fa riferimento al libro famoso di H.G. Wells, in cui si parla di creature provenienti dal pianeta Marte che oggi abbiamo ben presente nel nostro immaginario collettivo. Al tempo però, senza internet, senza TV, in un mondo prossimo alla guerra, sentire in una radio così innocua cose del genere stranisce non poco, perché al di là dell'annuncio in sé, una voce perentoria parla di questi marziani e in modo molto serio. La voce alla radio spiega che queste creature, per anni, hanno osservato la Terra e hanno preparato un attacco per impossessarsi del pianeta. Milioni sono gli ascoltatori che in quel momento si sentono confusi, frastornati. Perché in quell'emittente si sta parlando improvvisamente di alieni e di una prossima invasione? Molti pensano che stia leggendo effettivamente il libro La guerra dei mondi. Qualcuno forse già crede che tutto questo sia una sorta di scherzo. Anche perché, poco dopo aver pronunciato quelle ambigue parole, la speaker ritorna a parlare come se nulla fosse successo, annunciando le previsioni del meteo e poi lasciando spazio ad un programma di musica. Ma allora cos'era quell'interruzione enigmatica? Perché la trasmissione ha esordito parlando di marziani? Essendo stato un momento leggero e niente di più, molti pensano che, sì, è stato sicuramente uno scherzo o qualcosa di poco conto. Dopo alcuni minuti, però, ha inizio il disastro. Il programma di musica viene bruscamente interrotto. Lo speaker annuncia un'edizione straordinaria del giornale. Spiega di come un professore di nome Farrell, all'osservatorio di Mount Jennings di Chicago, nell'Illinois, ha avvistato alcune misteriose esplosioni di gas incandescente osservate sul pianeta Marte. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell at the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the Observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Rockello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Si dibatte in onda su questa notizia a dir poco scandalosa. Viene detto che un astronomo dell'Università di Princeton conferma questa misteriosa e improvvisa anomalia sul pianeta Marte, descrivendola, come avete sentito poco fa, una scia di fiamma blu sparata da una pistola. Subito dopo, però, avete visto che la musica riparte in radio come se nulla fosse, ma pochi attimi dopo sono costretti ad interromperla per nuovi aggiornamenti. Altri osservatori in tutto il pianeta stanno segnalando la stessa identica cosa. È ormai chiaro che sul pianeta rosso c'è dell'attività. Ma ancora una volta, nell'attesa di potersi collegare con qualcuno che possa spiegare bene cosa stia succedendo, riparte la musica. Appena finita, viene detto che sono riusciti a mettersi in collegamento con un professore, un certo Richard Pearson, nell'osservatorio di Princeton. Questo professore spiega quello che sta vedendo, mentre è collegato con vari osservatori sparsi per il globo.
Il professor Pearson nega in quell'intervista la possibilità che ci sia vita su Marte, tranquillizzando gli spettatori sul fatto che questa notizia, per quanto sia strana e a tratti inquietante, è assolutamente normale. Ma a smentire queste rassicurazioni è un'altra notizia giunta in redazione. Lo speaker che sta parlando con il professore dice che lui sta ricevendo in quel momento un messaggio dal Museo di Storia Nazionale di New York. Quel telegramma informa tutti che c'è stato un forte botto, come un'esplosione, a soli 20 miglia da Princeton. È urgente investigare. Tra lo speaker e il professore si cerca di fare un po' di chiarezza, e il professore dubita che si tratti di qualcosa di importante, e pensa che sia solo una coincidenza che proprio adesso qualcosa da Marte sia caduto nel nostro pianeta. Come prima, si riparte con la musica, forse anche un po' per tranquillizzare gli ascoltatori, anche se è evidente che la tensione sta crescendo. A differenza delle altre volte, però, la canzone viene subito troncata da un aggiornamento ancora più inquietante. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. Professor Morris of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene. Come avete sentito, a Grover's Mill, una cittadina dello stato del New Jersey, viene trovato uno di questi strani meteoriti provenienti da Marte. Degli inviati sono diretti lì per trasmettere in diretta nazionale tutto quello che sta accadendo. Viene detto di come sia atterrato dal cielo un misterioso e grande cilindro. L'inviato riferisce che una folla si è radunata intorno al cratere, un cratere profondo, e non si riesce a capire bene che cosa sia quella cosa cilindrica appena precipitata. È molto grande, non è umana. C'è del fumo che la circonda e solo pochi hanno il coraggio di andare a vedere. Ad un certo punto dicono alla radio che il fumo inizia a diradarsi. L'inviato racconta di aver colto dei movimenti all'interno del cratere e di aver intravisto qualcosa di simile a un tentacolo. Lo stupore della gente si trasforma in panico. Arriva l'esercito e si prova a fare quel che si può. Ma ecco che, senza alcun preavviso, la cosa con i tentacoli all'interno del cilindro fa uscire fuori un raggio di calore fulmineo e potente. Molti curiosi lì presenti perdono la vita, completamente inceneriti. L'inviato prova a scappare, terrorizzato a morte da ciò che i suoi occhi gli stanno mostrando e che a malapena riesce a descrivere. Cerca di dire ancora qualcosa quando d'improvviso il suo collegamento viene interrotto. Molto probabilmente è stato incenerito anche lui. Adesso anche gli increduli si rendono conto che c'è qualcosa che non va. I suoni che si sono sentiti alla radio sono veri. L'inviato ha dimostrato che tutto quello che sta succedendo non è frutto di una fantasia. La gente rimasta in trasmissione è sbigottita. Provano ad andare avanti, cercando di capire cosa fare, o almeno sperano di ottenere sempre più informazioni. Per fortuna ottengono presto altri aggiornamenti, e la situazione peggiora secondo dopo secondo. In diretta viene comunicato di come siano intervenuti sul posto degli squadroni della Guardia Nazionale. Quei raggi mortali da parte di questi mostri continuano a bruciare le persone e creare disastri. Si parla di una vera e propria battaglia con la Guardia Nazionale, inerme e incapace di fermare questa minaccia. Quelle entità, alla fine, escono dalla fossa creata attorno al cilindro con cui sono atterrati. Sono creature altissime. Sembrano essere a bordo di veicoli a 3 lunghe gambe, impossibili da raggiungere a piedi. Un gas nero e velenoso comincia a diffondersi, e questo è tutto ciò che sono riusciti a sapere da Grover's Mill, nel New Jersey. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against the single fighting machine of the invaders from Mars, 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro, crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray.
Railroad tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued, except police and army reserves are unable to control the mad flight. La situazione a questo punto sta degenerando secondo dopo secondo. È incredibile quanto sconcertante sia tutto quello che sta accadendo. E in trasmissione si rendono conto di dover informare gli spettatori di una catastrofe sempre crescente. Viene detto di come altri meteoriti cilindrici stanno venendo segnalati in tutti gli Stati Uniti. In questo marasma confuso e terribile si riesce a mettersi in contatto con vari inviati in molte parti del paese, dove, come fu per Grover's Mill, altre di quelle creature stanno uscendo da quei cilindri, incenerendo la popolazione locale e diffondendo un gas nero mortale. Ogni volta che si prova a parlare con un soldato, un inviato o un membro di qualche squadrone di salvataggio, questi prontamente fa cadere il collegamento non appena quel gas viene diffuso. Ad un certo punto in redazione qualcuno urla di interrompere la diretta, c'è il panico nelle strade e la situazione sta diventando ingestibile e disperata. Lo speaker invece si ostina a restare in onda, per amor di cronaca vuole informare i propri spettatori di tutto quello che sta accadendo. Purtroppo la situazione effettivamente degenera, un inviato dopo l'altro cade, ogni collegamento di volta in volta si interrompe bruscamente e sempre a causa di quel gas nero misterioso. L'ultimo giornalista a cadere è sul tetto del palazzo della CBS. Descrive lo scenario più apocalittico. Quelle creature, alte, minacciose, inesorabili e terribili, hanno invaso New York. Neanche la Grande Mela è stata risparmiata. In circa un'oretta scarsa, le creature sono giunte fin lì. Attaccano i civili, distruggono i palazzi, diffondono il gas e marciano ad una velocità spaventosa. Il terrore più totale si diffonde e la linea cade proprio quando l'inviato annuncia che New York, ormai, è caduta. La The Mercury Theater on the Air perde di colpo il suo speaker. Della trasmissione rimane un lungo e profondo silenzio. Poi la diretta si interrompe. Il buio totale. Questa straziante quiete dura solo per poco tempo. La trasmissione riprende con una voce, la stessa dell'apertura del programma. Questa parla per quasi 20 minuti di qualcosa di ancora più assurdo. Spiega che tutto quello che è stato raccontato fino ad adesso avverrà l'anno dopo, nel 1939. L'invasione a quel punto sarà totale da parte di questi alieni e su tutto il pianeta. Ma a risollevare le sorti dell'umanità a quel punto distrutta sarà la disfatta di questi invasori. Perché i marziani, spiega, moriranno a causa dei germi terrestri, contro cui non hanno alcuna arma o protezione fisica a disposizione. La Terra allora sarà sì devastata, la popolazione del mondo sì decimata, ma chi sopravviverà potrà farlo senza più la minaccia di questi invasori provenienti da Marte. Tutto ciò non ha davvero senso. Cos'è successo in quella radio? Perché è stata predetta una realtà futura così catastrofica? Ora sappiamo che niente di tutto ciò è avvenuto, ma allora qual è il significato di questa messa in onda? Qual è il mistero dietro queste registrazioni di morte, grida e terrore? Una teoria potrebbe essere quella di una sorta di premonizione in vista della Seconda Guerra Mondiale, visto che si sarebbe scatenata proprio un anno dopo questa diretta. Ma perché parlare di alieni? Cosa significa? A concludere questa ora, a dir poco turbolenta, la voce di Orson Welles, a capo della trasmissione, annuncia che è stato tutto uno scherzo. Ora, questa intera messa in scena è frutto di un terribile scherzo orchestrato dallo stesso Orson Welles. Ha letto parti del libro La guerra dei mondi e le ha reinterpretate, realizzando un finto reportage giornalistico catastrofico in diretta, simulando voci, suoni e recitando lui stesso personaggi diversi. Per quanto mi renda conto che il tutto sia una grossa burla, forse anche così divertente da farci su quattro risate, c'è da dire che ha causato non pochi problemi. Come abbiamo detto all'inizio, nel 1938, la radio ha un ruolo importantissimo nella società. Se a quei tempi passava in radio una notizia, non la si metteva così tanto in discussione, doveva per forza essere vera. Quell'ora intera in cui Orson Welles ha parlato di questi attacchi alieni, per quanto assurdi e grotteschi, ha fatto breccia nella popolazione statunitense. Sono state milioni le persone a crederci, andando letteralmente nel panico, barricandosi in casa, armandosi, scappando, pregando che Dio li salvasse da questa situazione. Ricordate quando qualcuno intimò in redazione di smettere perché si stava scatenando il panico? Ecco, quella è stata l'unica parte della messa in scena non programmata. Perché per davvero qualcuno si stava preoccupando per i riscontri dei radioascoltatori in quel momento.
Per quanto la The Mercury Theater on the Air non fosse stata una radio così famosa ai tempi, ha comunque terrorizzato davvero troppe persone, essendo quello un secolo già sconvolto dal primo conflitto mondiale e prossimo ad un secondo ancora più devastante. Diciamo che al di là della bufala i danni sono stati fatti e il panico si è scatenato tra la gente. È stata la prima diretta radiofonica a parlare di una probabile invasione aliena. Quella di Orson Welles viene identificata come la prima fake news della storia del mondo, per come la interpretiamo oggi, si intende. E sappiamo come le fake news purtroppo rovinino la vita di moltissime persone, specialmente nella nostra epoca. Questa quindi sarebbe stata la prima bufala in un mondo che, presto, sarebbe diventato sempre più interconnesso, dove si vedrà in futuro, come si vedono tuttora, storie create ad hoc per rovinare la vita di molti. Oltre a questo, se c'è una cosa che Orson Welles ci ha insegnato con questa storia, è che la paura di essere a conoscenza di creature al di fuori di noi è insita dentro il nostro animo. Basta poco, come leggere un libro che parla di questo, a farci rendere conto di quanto siamo minuscoli in una realtà fin troppo grande per noi, misteriosa e paurosa, piena di misteri, appunto, ancora tutti da scoprire. Se il video ti è piaciuto e vuoi sostenere il canale, tutto ciò che devi fare è iscriverti e lasciare un like. Grazie per la compagnia. Adesso io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.